È un grandissimo momento quello per il calcio belga, la nazionale del Belgio vola nel gruppo A di qualificazioni ai mondiali, ma c'è una squadra che rappresenta più di tutte le altre in questo momento l'eccellenza belga e lo Standard. 6 vittorie in campionato con 12 gol fatti e nessuno subito, 6 vittorie in Europa League e accesso garantito alla fase a gironi della competizione europea. È un inizio davvero strabiliante quello dei rossi, come vengono chiamati i calciatori della squadra di Liegi, che quest'anno puntano davvero alto e hanno tutte le possibilità di arrivare a giocarsi lo scudetto rientrando nella fase finale dei playoff. E pensare che all'inizio stagione le cose erano iniziate davvero male, come ci spiega questo tifoso all'ingresso dello Stade Maurice Dufresne. La direzione del club voleva vendere diversi calciatori, gli stessi che la passata stagione ci avevano regalato la qualificazione per i preliminari di Europa League. Così ci chiedevamo perché il direttore sportivo volesse cambiare la rosa a disposizione. Abbiamo organizzato una protesta civile dove ci siamo ritrovati tutti i gruppi della tifoseria organizzata, 2-3 mila persone, tutte prima fuori e poi dentro lo stadio, per convincere il nostro presidente a lasciare la squadra com'era e anzi a rinforzarla. Così i calciatori che dovevano partire sono rimasti e la squadra ha iniziato subito forte, passando anche i turni di qualificazione in Europa League. Il tutto sotto la guida tecnica del nuovo mister Guy Luzon, israeliano ex CT dell'Under 21 del suo paese, che basandosi sul più classico dei moduli calcistici, il 4-4-2, ha saputo esaltare le qualità di ogni singolo calciatore, mettendo in rilievo alcune individualità, nomi che sentiremo presto orbitare attorno a grandi club e che ci descrive un altro tifoso dei rossi. I tifosi sono super contenti, possono godere di calciatori come Mpoku e Mouyajibia, che veniva dall'Inghilterra e che noi abbiamo trasformato e adesso è veramente molto forte. Cito anche Igor De Camargo, giocatore che militava in Germania e che ha dato particolare esperienza al nostro gruppo, senza dimenticare il nostro grande capitano, Yael Van Damme, che dirige l'intera squadra con grande maestria. Menzione finale anche per Kawashima, che in campionato non ha ancora preso neanche una rete, producendosi in parate spettacolari, e per Patsuya, classe 93, già protagonista con l'Under 21 belga. Insomma, una squadra che fa cantare gli ultra inferno dello Standard. Standard Liège. La 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 la.